fa discutere da diversi giorni il caso del bambino probabilmente morto soffocato mentre la madre lo allattava nel suo letto all'ospedale Pertini di Roma. La mamma ha affermato di aver chiesto spesso aiuto al personale per gestire il bambino perché stremata dalle ore di travaglio e dal parto, ma di essere rimasta inascoltata. È emerso nelle ultime ore un nuovo elemento che potrebbe rafforzare la sua tesi, fatta di omissione nei controlli e di abbandono. Sarebbe stata una compagna di stanza ad accorgersi del tragico incidente e a lanciare l'allarme. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia e supporta le pratiche che spesso vengono messe sotto accusa ultimamente: il rooming in, l'attacco precoce al seno, la vicinanza prolungata tra madre e bambino fin dai primi istanti dopo il parto. Queste pratiche sono benefiche e sappiamo tutti l'importanza che hanno a livello psicologico e a livello emotivo per la coppia madre e bambino. Naturalmente ci sono dei criteri per poterle mettere in pratica fin da subito. In primis il desiderio della mamma, che debitamente informata e supportata da parte del personale ospedaliero sceglie il percorso più adatto alle sue esigenze, e naturalmente la sicurezza. I giorni dopo il parto sono delicati, sono carichi di dubbi, di timori, tante volte di fragilità. È per cui importante che ci sia personale ospedaliero in numero adeguato e debitamente formato per supportare ed accogliere le esigenze delle neomamme, ed è anche fondamentale che ci sia la presenza dei papà durante la degenza, non solo dei papà ma anche delle persone più care, degli affetti più intimi della neomamma. È importantissimo per poterla accompagnare in un momento tanto importante ma anche tanto carico di difficoltà.